Nel 1873 l'annessione dei 6 comuni orientali alla città di Genova, quindi Foce, San Martino dal Baro, San Francesco dal Baro, Staglieno, Marassi, portò insieme allo smantellamento delle fronti basse, le mura secentesche verso il torrente Bisagno e alla bonifica della zona della Foce, portò a iniziare e prevedere l'ampliamento della città verso Levante. L'ufficio tecnico municipale, in particolare gli ingegneri Badano e Braccialini, progettarono un nuovo grande mercato all'ingrosso per la frutta e per la verdura. In quel periodo le imprese stavano acquistando i terreni a levante della città, consapevoli della espansione che la città avrebbe avuto proprio in quei luoghi. E l'impresa Giacomo Borneto e figli, in accordo con il comune, propose al comune di costruire lei, con una trattativa privata, il mercato in cemento armato e sostituire invece il mercato mattinale che si continuava a svolgere in Piazza dell'Annunziata. Il mercato all'ingrosso della frutta e della verdura divenne quindi un'opera importante, impellente e di avvio anche al nuovo ampliamento della città di Genova. Il progetto del mercato prevedeva un edificio perimetrale a un piano, con due piani soltanto in corrispondenza degli angoli e dell'ingresso principale, e uno spazio quadrangolare centrale che doveva ospitare 4 tettoie in ferro e 2 edifici centrali in calcestruzzo armato. Le tettoie in ferro erano fuori dall'appalto dell'impresa, poiché l'impresa si occupava in modo specifico di costruzioni in calcestruzzo armato. Furono chiesti dei preventivi, nonostante questo, alla fine l'ufficio municipale decise di realizzare anche le tettoie in calcestruzzo armato. Quindi con le forme delle tettoie in ferro che prevedevano delle strutture di pianta rettangolare a 3 campate con una copertura a salienti, furono invece realizzate delle strutture in calcestruzzo armato. Così iniziò il cantiere, iniziò nel 1925 e da un angolo del perimetro e proseguì in lotti successivi fino ad arrivare al 1931. Un cantiere che quindi si sviluppa su 5 anni, che non sono molti per la costruzione di un edificio, se andiamo a vedere, ma questi sono 5 anni molto particolari per quanto riguarda la storia del calcestruzzo armato, almeno nella nostra nazione. Dopo il decreto ministeriale del 1907, infatti, proprio negli anni tra il 25 e il 30, ogni anno sostanzialmente venne emanato una nuova norma, una nuova legge proprio sul calcestruzzo armato, perché si seguiva di pari passo i progressi numerosi che c'erano in quegli anni sulla ricerca di questo nuovo materiale. Quindi ogni parte del mercato, costruito appunto in lotti successivi, di fatto rispondeva a una norma differente. E andando bene a osservare gli edifici, oltre a piccole differenze dal punto di vista architettonico, dal punto di vista dei materiali, in effetti esistevano anche piccole differenze dal punto di vista della struttura, quindi la composizione del calcestruzzo, il mix design, il numero delle barre che armavano i pilastri e le travi, piuttosto che gli elementi che legavano le barre insieme. Di fatto il mercato era un documento materiale che inverava quella che era la legislazione del calcestruzzo armato dell'epoca. Dico era perché purtroppo una parte del mercato è stata demolita.
dopo la dismissione del mercato avvenuta nel 2009, il mercato fu vincolato e quindi ebbe una dichiarazione di interesse culturale nel 2010, ma in questa dichiarazione di interesse soltanto metà del mercato fu considerato, perché fu considerato rappresentativo di tutto l'insieme. Il mercato di Corso Sardegna è stato un luogo veramente importante per la città di Genova, un luogo di commercio dove arrivavano ogni mattina, direttamente anche collegate con la ferrovia, le merci appunto dell'ortofrutta, e da questo si è sviluppato tantissima attività nella città di Genova. Io stessa lo posso testimoniare anche con la mia famiglia, proprio che alcuni parenti avevano dei banchi al mercato, altri avevano attività al di fuori e quindi si recavano di primo mattino con le poche autovetture che c'erano. Pensate che mio nonno aveva l'unica autovettura che era posteggiata in una strada oggi invece molto congestionata. Pensiamo anche che cosa ha significato questa struttura anche per le famiglie che abitavano nella zona, nei dintorni del mercato di Corso Sardegna, ma anche alcune che erano numerose e che al termine degli scambi all'ingrosso andavano ad acquistare le rimanenze al dettaglio, con anche dei risparmi di prezzo, e quindi questo ha consentito a comunità e famiglie numerose anche di poter avere una vita migliore grazie all'apertura appunto degli scambi al dettaglio. E questa era una consuetudine che tanti di noi hanno utilizzato.